e un degrado totale, quello in cui versa il parcheggio interrato di Piazza Bagolino nel centro storico di Alcamo, parcheggio interrato praticamente abbandonato, lasciato in balia di distruttori che evidentemente trovano il modo di violarne la chiusura al pubblico che vige ormai dal mese di ottobre del 2021 a seguito del crollo di un pannello interno piombato su un'autovettura del comune. E nel quale si deve effettuare un ulteriore sopralluogo, afferma oggi l'assessore comunale alle opere pubbliche Mario Viviano, per costruire il quadro economico dettagliato dell'intervento e capire l'entità delle risorse finanziarie necessarie. Come conferma intanto la Polizia Municipale, questo parcheggio interrato è oggetto di atti sempre più distruttivi da parte di vandali con impressionanti abbandoni di rifiuti che si aggiungono ai danneggiamenti. La struttura, che è in condizioni di regolare apertura, può contenere poco più di 120 posti auto, fu inaugurata nel 2010 a completamento di un complessivo intervento di riqualificazione della zona per 5 milioni di euro. L'amministrazione comunale di Alcamo sta per aprire i termini intanto per quanto riguarda la presentazione delle domande per accedere al cosiddetto bonus bici, un segnale importante in un'ottica di promozione dell'utilizzo dei veicoli ecologici, ma su questo tema Alcamondo Blog cercherà di approfondire prossimamente. Per il momento occorre capire che futuro avrà questo parcheggio interrato, che è pur sempre un'opera pubblica venuta a costare fior di quattrini e che, seppur criticata in non poche occasioni, ha fatto anche comodo per decongestionare il traffico automobilistico e rendere meno difficoltosa la ricerca di parcheggi, soprattutto in occasione di affollati eventi nel centro storico di Alcamo. Già nel mese di giugno dello scorso anno qualcuno, rimasto ad oggi ignoto, forzando uno dei cancelli di ingresso del parcheggio interrato, aveva agito indisturbato prendendone di mira l'impianto antincendio, srotolando svariati idranti e scaricando estintori, come si era avuto modo di apprendere dai vigili urbani che segnalarono il caso alla procura di Trapani. Gli atti di teppismo si susseguono più volte al di là delle problematiche in termini manutentivi e di sorveglianza. Negli anni passati emersero questioni come l'indisponibilità di personale da utilizzare per custodirlo, mentre più di recente si era prospettato di istituire, a condizione che questo parcheggio interrato fosse riaperto alla pubblica fruizione, l'obbligo di pagamento della sosta veicolare, come già avviene nel parcheggio a raso di Piazza Bagolino e in altre piazze e strade di Alcamo e come si prevede anche ad Alcamo Marina, dove già da mesi sono installati i parcometri. In attesa di aggiornamenti al riguardo da parte del Comune, vale la pena di ricordare intanto le dichiarazioni che l'assessore Viviano aveva fatto nel mese di settembre scorso. Le criticità che hanno reso impossibile la piena fruizione dei locali del parcheggio interrato, aveva detto infatti l'assessore, risalgono ad un tempo antecedente agli eventi calamitosi di ottobre-novembre 2021, proprio per una maggiore fruibilità e controllo della struttura a seguito di specifici sopralluoghi. L'ufficio tecnico del traffico aveva, prima dei suddetti eventi, predisposto un computo metrico estimativo che prevedeva lavori per oltre 135.000 euro. Successivamente l'idea progettuale dell'automazione del parcheggio era stata proposta con diverse delibere di giunta nell'ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro, progetto Muoviti Bene che ti premio, per l'importo di circa 150.000 euro. Tuttavia, aveva proseguito l'assessore Viviano, tale intervento non è stato ammesso dall'ente cofinanziatore, che è il Ministero dell'Ambiente. Inoltre, come è noto, ad ottobre 2021, in seguito agli eventi meteo eccezionali che hanno generato lo stato di emergenza, la struttura ha subito ulteriori danni immediatamente rilevati dal Servizio di Protezione Civile. A seguito di tale situazione è stata disposta da parte dei Vigili del Fuoco la chiusura del parcheggio in attesa delle verifiche strutturali e conseguentemente adottata l'ordinanza per interdire l'accesso alla struttura. L'assessore aveva citato anche un sopralluogo effettuato all'interno del parcheggio nel maggio dello scorso anno dai tecnici comunali, da cui era emersa una stima preliminare degli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità del parcheggio interrato e dell'importo dei lavori a base d'asta dell'intervento complessivo pari a 600.000 euro. Pertanto l'assessore Viviano era giunto alla conclusione che sarebbe stato necessario elaborare un progetto a sé stante per il quale occorre reperire le risorse finanziarie. E dunque anche oggi Alcamondo Blog torna a mostrarvi le immagini che documentano la situazione di questa importante area della città di Alcamo, dove tra l'altro ogni venerdì mattina si svolge un mercato
all'aperto, dove si gode di panorami che incantano non soltanto i visitatori, ma gli stessi alcamesi, che però sembrano ormai maggioranza rassegnati nell'assistere allo sfacelo di opere pubbliche come questo parcheggio interrato e varie parti della piazza stessa di cui tanto si è già discusso negli anni passati. Tra l'altro si attende ancora di sapere se e quando possa avvenire il nuovo affidamento del parco suburbano comunale San Francesco situato ai piedi del bastione di Piazza Bagolino. Qualcuno nel frattempo altro di meglio non ha da fare che dedicarsi anche ad imbrattare l'ovale marmoreo di turi simeti che del resto nelle ore serali e notturne rimane al buio in quanto i faretti alla base sono danneggiati ormai da anni.